Ciao ragazze, oggi vi propongo un video tag. Cosa c'è nella mia borsa per il mare? Si tratta di un video tag che ultimamente sta spopolando qui su YouTube. Io ve l'ho proposto anche lo scorso anno e anche quest'anno ve lo ripropongo perché ritengo che sia un video tag molto carino e anche abbastanza utile. Infatti, ci tengo particolarmente a farlo non solo per mostrarvi il contenuto della mia borsa per il mare, ma anche per parlarvi un attimino nel dettaglio, nello specifico, dei solari, delle protezioni solari che sto utilizzando quest'anno. Questo video, tra l'altro, non lo faccio da sola, bensì è un video in collaborazione con una mia amichetta, ovvero Elena del canale Makeup Spice, che vi lascio qua sotto nell'info box insieme al video gemello al mio. Elena è una ragazza davvero carinissima. Io l'ho scoperta, diciamo così, da qualche mese, da poco tempo, però vi dico, è una ragazza speciale. Io vi consiglio di passare a trovarla sul suo canale perché è genuina e sincera, spontanea, solare, sempre molto disponibile. Ci sentiamo tutti i giorni praticamente su WhatsApp, quindi ormai è nata una vera e propria amicizia e ve la straconsiglio. Insieme abbiamo pensato di registrare questo video però in due modi differenti. Io vi propongo la versione mare perché appunto io abito in Sardegna, in provincia di Cagliari, ho il mare, diciamo così, a portata di mano, a un quarto d'ora, a 20 minuti da casa. Lei invece abita al nord, quindi vi proporrà una versione da piscina e spero insomma che questo video vi piaccia e passate assolutamente a trovarla sul suo canale. Allora, la borsa che sto utilizzando quest'anno per andare al mare è un recente acquisto. L'ho comprata da Carpisa, l'ho comprata con i saldi e infatti ve la mostrerò nel video haul sui saldi secondo round, però vi anticipo che l'ho comprata da Carpisa e l'ho pagata con il 50% di sconto soltanto 15 euro. È pesantissima perché è strapiena di roba, di prodotti all'interno, comunque nello specifico è questa qui. È una borsa che io trovo davvero bellissima, adorabile, così bianca e nera strisce con questo fiocchetto sul davanti ed è super super capiente. E passo subito a mostrarvi che cosa c'è all'interno della mia borsa per il mare. Allora, la prima cosa che trovo è lui, il mio cappello Panama, accessorio assolutamente irrinunciabile e indispensabile per il periodo estivo. Questo è molto semplice, così bianco con questa fascia nera e con questo fiocchetto di lato. Se vi interessa, questo l'avevo trovato all'incirca un mese e mezzo fa da Upim e l'ho pagato meno di 10 euro, forse 8 euro, qualcosa di simile. Il cappello in realtà l'ho scoperto quest'anno perché io solitamente non utilizzo cappelli, però questo è stato una vera e propria rivelazione. Lo trovo utilissimo, comodo, protegge bene il capo, la testa dal sole, dai raggi solari, utile nelle giornate particolarmente calde e afose, ma anche quelle ventose, quindi questo è sicuramente un must have per me e lo porto sempre. Poi, altra cosa che trovo all'interno della borsa è ovviamente il telomare. Questo qui è abbastanza semplice, ve l'ho mostrato anche in un recente video haul. Questo nello specifico è di Zenis, pagato all'incirca 10 euro e l'ho comprato più o meno un mese e mezzo fa. È molto carino perché è tutto colorato, vedete c'è il pesca, il giallo, il verde e ve li consiglio perché sono dei buoni telimare, non sono particolarmente spessi, una via di mezzo, io mi ci sto trovando molto bene, l'ho già lavato diverse volte, non si è scolorito, quindi telomare ovviamente immancabile. Poi, altra cosa che c'è, ovviamente, altra cosa indispensabile al mare, la porto con me tutte le estati e sto parlando della settimana enigmistica, ovviamente c'è anche la matita. Questa la trovo particolarmente utile per passare il tempo, per passare le ore, soprattutto dopo pranzo, perché comunque non si può entrare immediatamente in acqua, bisogna aspettare la digestione e così nel post pranzo, comunque in quelle ore di noia in cui non si sa che cosa fare, secondo me la settimana enigmistica è un must have e appunto io mi diverto particolarmente a fare cruciverba e le parole crociate. Poi, altra cosa che trovo è un libro. Allora, questo libro qui risale praticamente a Natale, infatti mi è stato regalato a Natale dai miei genitori. Sto parlando del libro Io prima di te di Yo-Yo Moyes, questo qui famosissimo, sicuramente già lo conoscete. Appunto, questo mi è stato regalato a Natale. Ho iniziato a leggerlo verso il periodo
fine anno, anno nuovo, verso sì, dicembre, insomma, primi di gennaio. Il problema è che non so assolutamente per quale motivo ho accantonato questo libro. Non so per quale motivo, perché vi dico, adesso lo sto rileggendo per una seconda volta, l'ho iniziato per una seconda volta e mi sta piacendo tantissimo, I misteri della vita. E nulla, io porto sempre con me un libro al mare, ovviamente per quelle ore di noia, quelle ore in cui non si può entrare in acqua, non si sa che cosa fare, io mi porto sempre un buon libro così per allietare, ecco, le giornate. E appunto in questo periodo sto leggendo Io prima di te, sono più o meno a metà libro, mi sta piacendo tantissimo, è un libro già, posso dirvi, molto molto commovente, perché comunque tocca delle sfere particolari, tocca la sfera della malattia, quindi delle sfere che comunque mi toccano particolarmente. Sicuramente già lo conoscete, però se ancora non lo conoscete, non l'avete mai letto, io ve lo consiglio. Poi, altra cosa fondamentale, irrinunciabile, must have che c'è sempre all'interno della mia borsa per il mare, è lei, ovviamente la maschera per andare sott'acqua. Io sono una di quelle persone che va sott'acqua tappandosi il naso, lo so, ho ben 24 anni e continuo ad andare sott'acqua con il naso tappato, prendetemi pure in giro. In realtà so andare sott'acqua senza tapparmi il naso, però mi dà molto molto fastidio l'acqua del mare, quindi la maschera risolve il problema. Poi amo andare sott'acqua, vedere la sabbia, i pesciolini, il fondale. Sono rimaste praticamente due pochette che adesso vi mostro. Le tiro fuori e metto la borsa qui di fianco perché mi sta facendo sudare tantissimo. Allora, quale vi mostro prima? Vi mostro questa. Allora, anche queste sono un recente acquisto, una e due. Ve le mostrerò appunto meglio nel video haul con i saldi, secondo round. Anche queste comprate da Carpisa, sempre al 50% di sconto, pagate all'incirca 5 euro ciascuna. Allora, la prima che vi mostro è questa qui. Adorabile, bianca e rosa a righe, è abbastanza grande, abbastanza capiente. E all'interno che cosa c'è? All'interno ci sono assolutamente immancabili le mie cuffiette, queste qui da utilizzare con il telefono per ascoltare la musica, per guardare qualche video, sempre in quei momenti di noia, di buco. Quindi assolutamente cuffiette, queste sono della Sony. Le mettiamo qua. Poi non possono mancare le chiavi di casa, eccole qui con la mia tartarughina. Poi, altra cosa che non può mai mancare, questo portamonete con all'interno qualche euro per comprarmi gelato, granita, bibita o quant'altro, non si sa mai. E questo qui appunto in silicone di questo giallo fluo, giallo neon. Poi, altra cosa che non può assolutamente mai, mai, mai mancare, né nella borsa per il mare, né nella borsa che utilizzo tutti i giorni, quotidianamente, sono gli occhiali da vista. Questi qui che adesso vi mostro perché, per chi non lo sapesse, sono miope e vado al mare con le lenti a contatto, però si sa, è facile perderle, magari in acqua, sott'acqua, quindi onde evitare, visto che sono una talpina, mi porto anche gli occhiali da vista, anche perché certe volte guido io, quindi mi servono assolutamente gli occhiali da vista e sono praticamente questi qui, così neri, semplicissimi. E nulla, mi porto questi, ma ovviamente mi porto anche gli occhiali da sole. Anche questi ve li ho mostrati in un video haul e sono del marchio Xscape, che è praticamente un marchio di occhiali assolutamente low cost. Infatti, questi costano all'incirca 10 euro, 9,90 e sono esattamente questi qui. Sono appunto marroncini con questa fantasia tartarugata. Poi passiamo invece alla seconda pochette. Questa qui è bianca e nera, sempre a strisce e ha praticamente doppio scompartimento. Mi piace tantissimo questo beauty e all'interno cosa c'è? Fazzoletti molto interessanti. Poi salviette intime, queste qui fior di magnolia, comprate all'Eurospin. Sono 20 salviette per l'igiene intima con camomilla e aloe, però queste le utilizzo praticamente come salviettine mille usi tuttofare. Eccole, e mi stanno piacendo abbastanza. Poi c'è un pettine, questo qui in legno, e questo è di Emanuela Biffoli, della linea naturale, questo in legno semplicissimo. Porto questo perché è molto piccolo, sottile, compatto e occupa poco spazio.
Poi mi porto un balsamo labbra, ovviamente non può mai mancare per idratare e nutrire le labbra perché con il sole si seccano tantissimo. E come balsamo labbra sto utilizzando questo qui del marchio Alverde. Questo qui è alla ciliegia, questo mi è stato regalato da Bettabella per Natale. Alverde è un marchio che si trova appunto in Germania ed è un marchio che ha buon inci, se non erro è totalmente eco-bio, ed è un balsamo labbra alla ciliegia che ha un profumo buonissimo e come vedete è anche colorato, infatti sulle labbra lascia un velo di colore così rosato molto carino, che non dispiace assolutamente e oltre ad avere un buon profumo e oltre a lasciare anche un pochino di colore, protegge molto bene le labbra e le idrata anche abbastanza a fondo, quindi mi sta piacendo. Poi c'è uno specchietto, ovviamente questo qui per controllare la situation, questo è uno specchietto doppio e c'è scritto I love love. London, infatti viene da Londra. Poi un'altra cosa che c'è all'interno del beauty è questa, e di questa voglio un attimino parlarvi perché mi ha colpito tantissimo. Sto parlando della crema solare Alchemilla, questa SPF 15, però ho provato anche il campioncino, l'ho già terminato, SPF 30 e l'ho utilizzato per il viso. Mi ha fatto un'ottima impressione questa protezione solare di Alchemilla perché è davvero leggerissima, non unge, non appiccica, si assorbe in brevissimo tempo e protegge molto molto bene la pelle del viso, oltre ad avere poi anche un'ottima profumazione molto gradevole. L'unica pecca di questi solari, secondo me, è il prezzo, perché comunque si aggira la full size, si aggira intorno ai 15-18 euro, che non è un prezzo esattamente alla portata di tutti, però devo dire che il campioncino mi ha fatto un'ottima impressione, magari per il prossimo anno ci farò un pensierino. E poi un altro prodotto che non può assolutamente mai mancare nel mio beauty, nella mia borsa mare, è questo qui, ovvero l'acqua rinfrescante barra acqua termale. Questa è del marchio Evian, non è un'acqua termale, ma semplicemente un'acqua rinfrescante. Questa è nella versione da 50 ml, si trova molto semplicemente da OVS, da Whoopi, Acquestappone, eccetera. E mi piace molto perché comunque la trovo utile in quelle giornate particolarmente calde, afose, per rinfrescarsi. Un toccasana, ecco, e se ancora non conoscete questa tipologia di prodotto ve la straconsiglio. Io utilizzo questa e a casa utilizzo quella di Avène nella versione da 300 ml. E infine vi mostro i solari, le protezioni solari che sto utilizzando quest'anno e che sono praticamente nel secondo scomparto. Allora partiamo dalla protezione solare che sto utilizzando per il viso. Quest'anno sto utilizzando la protezione solare del marchio Avène, la 50 più, assolutamente 50 più per il viso perché comunque ho diversi nail, lentiggini, pelle molto molto chiara, quindi ho necessariamente bisogno di una protezione alta, molto alta, 50 più. Questa appunto è di Avène, la trovate tranquillamente in farmacia, la trovate su diversi siti online e questa mi ha colpito particolarmente perché è praticamente una formulazione senza profumo, senza parabeni, senza siliconi e senza petrolati. Quindi dall'inci quantomeno accettabile e non lascia assolutamente l'effetto bianco sul viso. Questi sono 50 ml di prodotto. Questa mi è stata inviata gratuitamente, però credo che il prezzo si aggiri intorno ai 15-20 euro a meno che non la trovate in offerta. Ha questo dosatore, questa pompetta che io trovo comodissima e anche molto igienica. Questa protezione solare mi sta piacendo tantissimo perché si stende bene, si uniforme bene, non lascia assolutamente la patina bianca odiosa e si assorbe molto rapidamente, non mi fa sudare nell'arco delle ore, nell'arco della giornata e protegge bene, anzi benissimo, la pelle del viso e mi sta aiutando anche un attimino a farmi abbronzare senza scottarmi. Quindi questa qui di Avène per il viso ve la straconsiglio, ottima, ottima crema solare. Poi, altra protezione solare che sto utilizzando quest'anno è questa qui, SPF 30 per il corpo. Questa è del marchio PhytoRelax, Tropical Sun Care, quella al cocco e al monoi. È infatti un latte solare con puro olio di cocco e monoide Tahiti. Questa qui. Io sinceramente non avevo mai provato i solari del marchio PhytoRelax, però sono rimasta piacevolmente stupita in positivo. Questa contiene 150 ml di prodotto.
L'avevo comprata in offerta con uno sconto, pagata meno di 10 euro, però a prezzo pieno costa all'incirca 13-14 euro a seconda del punto vendita. Questa appunto protezione 30 la utilizzo soltanto per il corpo e mi sto trovando molto bene, ha un'ottima profumazione. Sa davvero tanto di cocco, di monoi, la profumazione persiste anche abbastanza a lungo sulla pelle del corpo, cosa molto importante, protegge bene, non unge, lascia un attimino di scia bianca, però davvero con pochi gesti, con pochi massaggi, si assorbe facilmente e dopodiché scompare del tutto. Io ve la straconsiglio, l'inci di questa protezione solare non è ecco il massimo, però così a prima vista non mi sembra un inci poi così malaccio, non è un inci bio, non è un inci verde. Ecco, per quanto riguarda l'inci dei solari, delle protezioni solari, volevo fare un piccolo appunto. Per quanto riguarda questa tipologia di prodotto, appunto i lati solari, le protezioni solari, io non sono poi così fiscale, così attenta all'inci, perché sì, se un prodotto ha buon inci, meglio, ancora meglio, però l'importante è che mi proteggano molto bene dal sole e dai raggi solari. Essendo così bianca, per me questa è la priorità assoluta. L'ultimo solare che vi mostro, praticamente mi porto dietro una farmacia, non so, una profumeria, è questo solare qui del marchio Sien. Ebbene sì, quest'anno ho voluto provare i solari Sien che si trovano da Lidl. Sien è la marca appunto che viene venduta da Lidl e ho provato questo nella versione spray. Questo praticamente l'ho acquistato perché? Perché è uno spray solare per il corpo con la texture trasparente, quindi non si vede assolutamente sul corpo. È invisibile, SPF 20, quindi protezione media, c'è scritto che non unge, si assorbe rapidamente, resistente all'acqua e sono 250 ml, l'ho quasi terminato, l'ho pagato 4 euro e ve lo straconsiglio. L'ho comprato soprattutto per quelle zone del corpo difficilmente raggiungibili quando si è da soli o comunque per un ritocco veloce, per darmi un pochino di protezione però così velocemente, e devo dire che mi sta piacendo tantissimo, è trasparente, quindi non si vede, si assorbe rapidamente, non unge, resiste all'acqua e protegge molto molto bene. Ok ragazze, questo è tutto e questo era il contenuto della mia borsa per il mare. Aspetto i vostri commenti, vi ricordo di passare nel canale di Elena Makeup Spice, io le mando un bacione e mando un bacio grande a tutte voi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!